Ma il discorso è questo, che le possibilità sono poche perché la legislazione italiana è molto carente. Per fare un esempio, che sono le cose che poi le persone capiscono, in Germania lo Stato dà mezzo euro per ogni kilowattora messo in rete e in Italia ciò non accade. In Germania per ritornare col capitale investito ci vogliono 4 anni, in Italia ce ne vogliono 15. Non è economicamente vantaggioso, mentre invece in Germania lo è, addirittura è un investimento in Germania e i cittadini addirittura preferiscono investire nel fotovoltaico che mettere i soldi in banca. In Italia se va a una persona a dire di investire nel solare, ti chiede subito dopo quanti anni io ritorno, 15 anni, ma io mi attacco alla spina dell'Enel. E questo chiude ogni discorso. Quindi la prima cosa è che ci creda lo Stato, che modifica la legislazione, che premi tutti coloro che producono energia rinnovabile e la mettono in rete, al che secondo me faremo dei passi da gigante. Altrimenti le cose rimangono sempre a livello di gioco, di sperimentazione, con qualche piccolo tetto fotovoltaico, ma per trovarlo bisogna andare su un elicottero e vedere molto bene perché sarebbe disperso in una marea di tetti di tipo tradizionale, quindi credo che dipenda dallo Stato, non dipende dal cittadino.